Bentornati ad una nuova puntata di Cani, Gatti e Compagnia. Abbiamo raggiunto nuovamente Toscolano Maderno, ci troviamo nella frazione Cervano, siamo in provincia di Brescia, ospiti della sede dell'associazione Raido. Qui al mio fianco Alexandra Rieger, che è proprio la mente di questa associazione, questo nuovo modo di fare equitazione seguendo proprio i propri sentimenti, seguendo proprio il proprio cuore per stare meglio appunto con il nostro amico cavallo. E come mi piace ricordare, in un precedente servizio con Alexandra avevamo parlato proprio del cavallo come sciamano, del potere che è in grado di sprigionare questo stupendo animale. Quindi grazie Alexandra per averci nuovamente aperto le porte di Raido. Grazie a te di essere qui, Barbara. Allora, prima di introdurre l'argomento di questa puntata, ovvero del metodo di insegnamento Raido applicato ovviamente all'equitazione, conoscendo una delle tue allieve, una Raido trainer, Petra, una ragazza che si è formata appunto seguendo il tuo metodo e insegna anche lei equitazione in Trentino. Io vorrei partire però con te proprio dagli albori, dall'inizio di questa avventura, perché magari qualcuno ancora non ti conosce, non conosce Raido, quindi ricordiamo quali sono i principi sui quali si fonda Raido e ovviamente di cosa si tratta. Certo, Raido parte con l'idea che quando ci sono problemi col cavallo, indifferentemente dalla disciplina, è sempre l'essere umano che deve capire qualcosa sul suo modo di fare, perché il cavallo di natura sua ha il bisogno e la voglia di seguire un leader, e quando nascono problemi o incomprensioni siamo sempre noi che dobbiamo capire qualcosa su di noi, e qui entriamo in gioco noi Raido trainer, che possono far comprendere alla persona dove ci sono i punti da capire, qual è il modo di intervenire per instaurare soprattutto un rapporto col cavallo che sia impostato, approcciato sul rispetto. Perché quando c'è rispetto può nascere la fiducia, e su queste due qualità nasce la dignità nel rapporto tra essere umano e cavallo. Tu come sei arrivata ad elaborare questo tipo di metodo di formazione? Sì, perché tanti anni indietro avevo dei grossissimi problemi col mio cavallo e avevo dei progetti abbastanza importanti, volevo appunto riprendere la mia grande passione di andare a fare delle gare a livello di dressage, però ho incontrato veramente dei grossissimi problemi. E lì per fortuna sono riuscita a capire che non è il cavallo in sé che ha problemi, ma ero io che dovevo capire determinate cose. E così ho iniziato un lungo percorso di crescita interiore, che mi ha permesso di rivoluzionare il mio approccio col cavallo, e da lì è nato la formazione professionale Raido Healing Horses. Esatto, Raido Healing Horses. Perché avete scelto proprio questo nome? Perché attraverso il mio percorso, la mia crescita interiore, ho potuto guarire a livello della mia anima, e con ciò ho potuto, per fortuna, questa è stata una conseguenza naturale, ho potuto guarire anche da una malattia grave allora, e per questo motivo è nato proprio il nome Raido, che è una runa che vuol dire andare in profondità, andare a cavallo, andare, cioè essere in movimento, e soprattutto vuol dire acquisire la propria responsabilità, perché se io mi assumo la mia responsabilità vuol dire che sono libera, non sono più vittima né delle circostanze né delle altre persone, ma sono la persona responsabile di tutto ciò che mi succede. Infatti tu sostieni proprio che il cavallo ti permette di essere in contatto con il qui e ora. Esatto, è il grande maestro il cavallo per portarti sempre qui e ora, perché solo nel qui e ora
posso determinare anche il futuro. Se non sono qui non posso determinare o stabilire niente, perché sono sempre in balia delle energie nascoste, inconsce, che vivono dentro di me, e sono in balia di quello che succede fuori di me. Perché il cavallo proprio, è brutto chiamarlo così, però potrebbe essere considerato anche uno strumento per far emergere quello che abbiamo all'interno? Sì, è un catalizzatore il cavallo, perché ti fa capire quello che tu magari a livello cosciente non puoi più percepire perché l'hai represso. Il cavallo, per la sua forza di essere sempre qui, è la sua natura, perché la sopravvivenza chiede proprio a un cavallo che vive per esempio in natura libero, essere sempre presente. Perciò nella presenza, nella compagnia del cavallo, noi possiamo uscire dall'ipnosi della nostra mente e entrare nel qui e ora. E tutti quelli che vanno a cavallo conoscono questa sensazione. Appena sono col cavallo non ci sono più preoccupazioni, non ci sono più strani pensieri, perché il cavallo li porta proprio qui e ora. E ovviamente attraverso questo tipo di formazione si può migliorare anche il proprio approccio proprio della vita, chiamiamola così, agonistica con il cavallo, quindi con tutte le varie discipline che ci apprestiamo ad affrontare. Sicuramente, e anche enormemente, perché il rapporto col cavallo raggiunge altri livelli, altre dimensioni con cui diventa possibile tutto. E proprio qui seguiremo una lezione appunto di equitazione, partendo dai principi di questo metodo Rhydon Healing Horses, e perché tu tieni proprio dei corsi di formazione per fare in modo che da qui escano dei Rhydon trainer, come abbiamo detto prima. Sì, faccio queste formazioni rivolte a dei professionisti che sono già attivi nel settore, oppure anche a persone che sentono il richiamo di voler lavorare con le persone e con i cavalli. E tu che miglioramenti hai visto anche nell'approccio proprio poi da persona esterna, a vedere lavorare delle persone, dei ride trainer? Qual è il loro approccio nei confronti dei nuovi alunni, dei nuovi allievi? Sì, i cambiamenti sono rivoluzionari. È difficile spiegare in due parole, però il modo che noi abbiamo richiede soprattutto la capacità di comunicare con la dolcezza e la chiarezza. Questi sono, diciamo, i nostri punti principali, il nostro approccio con cui vogliamo comunicare col cavallo, cioè dolcezza e chiarezza. In questi corsi di formazione tu proprio cosa insegni? Da dove parti? Allora, l'insegnamento procede col primo chakra. Adesso non so se, però ormai credo che tutti conoscono quei 7 centri energetici che noi abbiamo a livello energetico dentro di noi, e il viaggio inizia con l'attivazione del primo chakra. Lì impareremo di capire il nostro spazio, di difendere il nostro spazio, perché i cavalli appunto lavorano soprattutto tra di loro con il capire lo spazio, gli spazi degli altri e di rispettarli. Questi sono i nostri primi passi. Dopo questo, a livello fisico, raggiungiamo la scioltezza massima a livello fisico. Poi andiamo nel secondo chakra, lì sviluppiamo la scioltezza emozionale, che è molto più importante di quella fisica, per raggiungere nel terzo passo la massima, come posso dire, in tedesco si chiama Aufrichtung. E essere allineati a livello del corpo, essere massimamente allineati, però appunto sulla base della scioltezza fisica e emozionale. Poi andiamo avanti a comunicare attraverso il cuore, lì c'entra la dolcezza e la chiarezza. Poi il quinto passo è la comunicazione non verbale, perché il cavallo non capisce né la lingua italiana né tedesca, capisce solo quel linguaggio del corpo.
E poi nel settimo passo sviluppiamo l'intuizione, che è col cavallo importantissimo, per poi nel settimo passo essere sempre di più proprio nel qui e ora. E mediamente un corso di formazione quanto dura? Sono 7 step, ogni step richiede 2 giorni di insegnamento e poi tra un corso e l'altro c'è sempre minimo 1 mese, 2 mesi di distacco, in modo che il partecipante possa elaborare e approfondire gli argomenti. Allora è arrivato il momento di conoscere Petra, io lascio a te la presentazione, come l'hai conosciuta e come si è trasformata? La Petra è venuta 1 anno e mezzo fa da me attraverso un cosiddetto caso che non esiste. Ci siamo conosciute e abbiamo subito capito che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Anche la Petra, come me, in ricerca del giusto modo di comunicazione, di comunicare col cavallo su un livello appunto di dolcezza e chiarezza, e così oltre a fare questo percorso con me si è instaurato un'amicizia, perché appunto abbiamo questa ricerca comune verso un miglioramento nel rapporto col cavallo. E oggi la Petra si è specializzata nell'insegnamento di equitazione naturale, oppure come posso chiamare, una equitazione che rispetta al massimo il cavallo e che sia anche un'equitazione che soddisfa la richiesta delle ragazze e dei ragazzi di oggi di instaurare, di comunicare anche in sella attraverso queste qualità. Ecco Alexandra, che cosa significa rispettare il cavallo? Non soltanto, immagino, trattarlo come si deve, curarlo come si deve, qualcosa di più profondo. Sì, è molto più profondo. Rispettare vuol dire avere, sviluppare un'empatia, capire il cavallo a livello emozionale, entrare in empatia, nel senso che io sento quello che sente il cavallo, perciò non lo sfrutto, ma lo, come posso dire in italiano, abbiamo l'idea, la voglia di stimolare il cavallo, di andare sempre oltre, di svilupparsi non solo a livello fisico ma anche a livello emozionale e mentale. E questo diventa possibile se io sento il cavallo, sento quando è troppo stanco, sento quando lo sto sforzando magari troppo, devo capire quant'è il momento in cui devo fare questo o quell'altro, e questo lo posso fare solo se io mi sono raffinata a livello interiore per capire questo linguaggio non verbale. Quindi in un certo senso è diventare un tutt'uno con il cavallo. Esatto, sì. Quello che potrebbe dare fastidio a noi è quello che potrebbe dare fastidio, esatto, al cavallo, in quel senso, quindi ovviamente non lo faremo. Benissimo, allora Alexandra, ti ringrazio per questa introduzione e quindi adesso conosciamo Petra. Grazie Barbara. Eccoci con Petra Ladurner, una rider trainer. Tu, Petra, sei di Merano, vieni quindi dal Trentino Alto Adige, e volevo chiederti come ti sei avvicinata innanzitutto al mondo dei cavalli. Io già quando mi posso, già da sempre avevo questo sogno di andare a cavallo, di avere un cavallo brutto, bello, niente, un cavallo. Non ti interessava quindi un cavallo di razza? No. Allora, da 13 anni poi ho ricevuto il mio primo Haflinger, Maggie, che adesso, anche adesso c'è ancora, ha 29 anni adesso. E da quel momento io ero sempre ho sempre cercato qualcosa, una, andare a cavallo meglio, come si fa, dei sport diversi ho provato, però non ho mai trovato proprio la mia linea, questo è adesso quello che è il mio. Poi ho per caso
ho conosciuto l'Alessandra e da questo momento in poi ero sicura in questa cosa che faccio, che avevo sempre in me, che il mio sentimento era sempre quello, ma non sono mai riuscito a farlo emergere. Farlo, sì. E così con l'Alessandra ce l'ho fatta e adesso sono molto felice di dare anche tutte queste emozioni e tutto questo che ho imparato a farlo imparare ai bambini, anche ai adulti, e lavorare così con dei metodi molto diversi, sempre, però sempre su una certezza del allievo, no? E quindi che cosa ti ha colpito di questo Raido Healing Horses? Che dobbiamo per prima cosa guardare e sentire il nostro sentimento che abbiamo dentro di noi, il nostro cuore. Solo questo è l'unico che... questa è la strada, no? E non è semplice trovarla nelle normali scuole di equitazione. No, tante volte adesso io vedo anche tante volte, come è successo anche a me, che vedo delle ragazze, soprattutto le ragazze o ragazzi con 14, 17 anni così, che vanno a cavallo però non hanno neanche... non sono felici di andare a cavallo, perché devono andare a cavallo, devono andare ai concorsi, devono andare. È una costrizione. E non sentono più, però non è che devono andare perché loro vogliono anche andare, perché però non sentono più questa bella cosa in sé di essere insieme col cavallo, di vincere insieme col cavallo. Queste cose non... ormai è diventato tutto automatico, sì, un meccanismo, sì, automatico, sì. Ovviamente partendo dalla base del loro amore per, sì, i cavalli, perché altrimenti cambierebbero, mm-hmm, sport. Mm-hmm. Ecco. Quindi questo metodo Raido permette di, come abbiamo già detto prima con Alessandra, di diventare proprio un tutt'uno col, sì, cavallo, che forse, sì, è quello che serve, sì, magari anche per essere vincenti nelle, sì, competizioni. Sì, è tutto un altro... è un altro sentimento se io vado al salto e siamo una coppia e andiamo, e questo è una cosa che piace anche molto a me, a insegnare di nuovo questo sentimento, questo feeling di essere uno col cavallo. Il primo consiglio che dai ai tuoi alunni, ai tuoi allievi, qual è? Il primo consiglio è sempre di, già prima di montare, di fare un attimo di rilassamento, di stare un attimo col cavallo, di sentire come lui o lei sta per momento, e poi se ho chiarito questo io si inizia la lezione, e poi anche lì si fanno sempre delle pause, le pause sono molto importanti, e fare sempre con calma e non di essere nervosi o così, no? Perché ovviamente il cavallo, mm-hmm, percepisce subito il nostro, mm-hmm, nervosismo, mm-hmm, e agitiamo anche lui. Mm-hmm. Sì. E quindi tu hai iniziato questa formazione con Alessandra. La tua vita da quando hai fatto questo incontro, da quando hai imparato ad andare a cavallo in modo diverso, è cambiata anche nel rapporto con gli altri? Sì, sicuro. Ti assicuro. E come? Sono più io. Io adesso hai ripreso la tua vita. Sì, sono più sicura in questo che faccio. Sono sicura e ho chiarezza che questo che io sento è giusto. Non dico che tutto quello che fanno gli altri non è giusto. Solo, certo, io faccio il mio... la certezza, esatto, faccio di il mio, seguire la mia via. Strada. Benissimo, e quindi hai deciso di diventare una
Raido trainer di insegnare proprio ai tuoi ragazzi questo nuovo metodo di equitazione. Tu hai detto che sei del Trentino, noti delle differenze? Cioè, nel senso, in Trentino questo tipo di approccio verso il cavallo era già sviluppato, oppure in un certo senso hai portato un'ondata di freschezza, un'ondata di novità? Io adesso sono dell'Alto Adige e anche nel Trentino, e però io ho sentito molto, finché adesso sto qua, faccio questa mia strada, che è tantissima gente e anche ragazzi che cercano proprio questo nuovo approccio. Sì, sì. Ah, quindi è una cosa che si sta diffondendo molto. Sì. Sì. Ma secondo te perché si era perso questo contatto con il cavallo, con il vero il cavallo, non soltanto come ho detto prima con Alexandra, strumento per le competizioni, strumento di lavoro, ma proprio come amico, come tutt'uno, come parte di te? Io penso che con tutta la nostra vita che abbiamo, la frenesia, quindi intendi, la gente ha dimenticato o non si sente più. Siamo programmati e allora non abbiamo più in noi dentro questo, come mi sento oggi, questo non, perché io mi devo sentire così e anche il cavallo deve fare, e questo non va bene se vogliamo fare un'amicizia, una vera, così non possiamo stare in uno. E anche i ragazzi, poi conosceremo una ragazza che sta seguendo con te le lezioni, e come li vedi con questo nuovo approccio? Può aiutarli sicuramente tantissimo nella crescita. Sì, sicuramente. E poi la Maria è già venuta da me quando aveva 9 anni e io non conoscevo ancora l'Alessandra, però ho avuto la possibilità di fare proprio quello che ho già sentito sempre con lei, perché lei veniva solo per stare qua con i cavalli e per imparare un po' andare a cavallo, no? Però ovviamente, oltre a recuperare il rapporto con questo animale, il metodo Raito è un'ottima base anche per poi i vari tipi di attività che possono essere fatte con il cavallo, quindi dal dressage al salto ostacoli, quindi una base Raito forse ti rende anche più forte, anche più vincente. Sì, certo. Perché? Perché sei proprio sicura in quello che fai? Sei sicura che adesso fai questo salto? Sei sicura perché sei chiara in dentro di te? Allora lo fai. Benissimo, allora prima di vederti al lavoro con Maria, noi vediamo insieme una delle nostre rubriche e ci ritroviamo qui tra poco. Cari amici dell'Istruttore Risponde, benvenuti ad un nuovo appuntamento. Sono con Simona Guidotti, istruttrice cinofila. Ciao Simona. Ciao. Allora, abbiamo parlato già in passato del richiamo per il nostro amico a quattro zampe, per il nostro cane, però sempre in quest'estate sei stata contattata da una persona che ha avuto qualche difficoltà. Sì, mi ha scritto in questo caso una ragazza della provincia di Como, dicendo che la sua Doberman di 8 mesi, una volta sciolta dal guinzaglio, non torna al richiamo. E non torna vuol dire che impiega delle ore a rientrare a casa. Da quello che ho capito dal loro contesto, vivono proprio in uno spazio ampio, senza recinzioni, per cui diventa anche difficile poter lavorare in sicurezza. Le era stato consigliato, tra l'altro, di premiare il cane una volta rientrato in qualsiasi momento. Per cui facciamo l'esempio, libero il cane, parte per mezz'oretta, 40 minuti in esplorazione a fare il suo giro. Quando noi magari vogliamo che il cane ritorni a breve, ecco, non dopo, esatto, 40 minuti. Oppure richiamato. Esatto. E le era stato consigliato di premiare in ogni caso. Secondo me è un'azione molto difficile e ambigua, perché che cosa può capire il cane? Sì, va bene, mi hai chiamato, però vado, faccio il mio giro e poi quando ho tempo torno e mi premi.
E il mio consiglio, non potendo anche in questo caso raggiungere questa famiglia, è stato di iniziare a lavorare con una lunghina. Se sciolta dal guinzaglio non ho più la possibilità di interagire a distanza col mio cane, devo fare dei passaggi intermedi. Una lunghina di quanti metri? Le lunghine vanno dai 10 ai 25. Li possiamo trovare nei negozi di animali tranquillamente, sì. Quelli più forniti, ecco. Sì, possiamo trovarle già col moschettone come se fosse un guinzaglio lunghissimo, oppure ce le possiamo anche creare un po' artigianalmente attraverso i negozi dove hanno le cose per scalare. Quindi moschettone e una corda da scalata. Perché? Perché se non riesco a interagire col mio cane a distanza, devo in un qualche modo cercare di fargli capire, esatto, che anche se sei lontano, siamo comunque insieme. Vorrei ricordare, come abbiamo già detto, che il richiamo è un'attività difficilissima e che normalmente si fa alla fine di un percorso educativo. Perché deve capire appunto il cane che ci muoviamo insieme ma liberi. E insomma, capisco un cucciolo o un cucciolone sui 6-8 mesi, come in questo caso, che in realtà abbia voglia di spaziare e di esplorare. Consideriamo anche la razza Doberman, per cui molto atletico, molto vigoroso, con la voglia di correre. E infatti una delle mie domande era quante volte uscisse il cane e quanto tempo avesse a disposizione per questo tipo di attività. Per scaricare comunque la sua energia. Per scaricare e anche per divertirsi. Certo. Per cui può essere un espediente anche questo aggiuntivo. Ti aiuto a mantenerti in movimento come ti piace e poi ogni tanto lavoriamo anche da sciolti. Perfetto, c'è qualche cosa che vuoi aggiungere, Simona? Sicuramente, come abbiamo detto nelle scorse puntate, ne abbiamo parlato del richiamo, ogni caso è un po' a sé, sicuramente sì. Noi da qua non possiamo risolvere la situazione, però già parlandone e comunque dando la possibilità di essere contattate, di poter parlare direttamente con te o di averti addirittura a casa loro nelle province che sappiamo, Cremona, Piacenza, Parma, se non sbaglio, Milano. Sì. Poi ci sono casi e casi, però diciamo che principalmente lavori in questa zona, sì. Ti possono contattare per avere proprio un supporto a casa loro, sì. Un consiglio a casa loro. Assolutamente. Grazie Simona, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci. Arrivederci. Eccoci rientrati. Ci separiamo ancora per qualche istante per la pausa pubblicitaria, ma restate con noi perché continueremo a parlare di cavalli, continueremo a parlare di metodo Raido Healing Horses con la nostra amica Petra. Prima facciamo sempre il lavoro del rilassamento per il cavallo. Maria, ti metti a petto e fai, ti prendi anche il tuo spazio e fai rilassare il tuo cavallo. Quando siete proprio rilassati e siete in coppia, allora puoi anche montarla. Pronta? Dorthin? Dorthin, Maria. Dorthin. Helm, schaust du. Senza casco non si va. Neanche i bambini senza casco non vanno.
E vai sulla pista a mano destra. Destra, Maria. Destra. Butti i redini e stai così col rilassamento come eri prima con lei. È un cavallo nuovo per te, allora devi prima un po' capire come è il suo sentimento, come te ti senti, come ti va. Anche provare senza redini, solo con il tuo busto. Bene. Ok. Vai dritto sulla pista, poi provi di fare un nice. Sempre il live, provare a buttare fuori l'aria. Perfetto, perfetto. Di nuovo, tirare l'aria con chiarezza, sapere dove andiamo. Perfetto. Fai di nuovo una volta. Cambiamo la mano. Una mezza volta, cambiamo la mano. Poi a B provi un po' a prendere le redini, va bene, un pochettino, che senti la sua bocca un po', un pochettino, sì. In A prova di nuovo a buttare fuori l'aria e fare l'alto. Perfetto, super, bravo. Allora Petra, ti abbiamo visto all'opera con Maria, cosa possiamo aggiungere di quanto ci hai mostrato? Allora, la prima cosa, abbiamo visto il rapporto, come lei prima di montare fa il rilassamento col cavallo e poi lei monta e con le redini lunghi e fa una prova, perché è un cavallo nuovo, non l'ha mai montato, come si sentono insieme, no? Poi fa un po' di passo, un po' di trotto, proviamo sempre di fare le transizioni con la nostra aria, buttiamo l'aria, tiriamo l'aria, e sempre con meno forza più possibile, no? E così facciamo tutte le transizioni, galoppo e tutto, proviamo sempre con calma e delle pause. E è possibile recuperare anche dei cavalli che possono avere dei problemi attraverso questo tipo di metodo? Io adesso ho già lavorato con un po' di cavalli che hanno problemi, diversi problemi, e il mio sentimento era quello che i cavalli, più problemi hanno, di più più facile è per noi. Perché questa cosa così, sì, che sembra così strana? Perché proprio questi cavalli loro manca la forza del cavaliere e il rilasso del cavaliere, e proprio se questi cavalli sentono quello, allora loro si rilassano, pensano: ah, questo adesso è ben rilassato, allora posso rilassarmi anche io, no?
è molto più, secondo me, come ho visto io adesso, è molto più facile lavorare con cavalli difficili con questo metodo Raido che con i cavalli che non hanno problemi. È bellissimo, sì, è bellissimo, sì. Questo, perché ci sono tanti cavalli che magari non vengono considerati, in un certo senso ti dicono no, non avvicinarti, quello è un cavallo problematico, invece voi riuscite anche a riportarli a nuova vita. Sì. È bello questo, sì, è bellissimo, è il più bello che c'è. È un esempio concreto che ti è capitato, vuoi raccontarci una storia? C'è un cavallo che era un cavallo nuovo per questi, per questa gente, e la gente è bravissima e vuole solo bene per il cavallo. Solo il cavallo era un cavallo molto sportivo, ogni domenica doveva fare i concorsi e tutto stress, no? Il cavallo era sempre così, e noi abbiamo fatto quel rilassamento col cavallo, anche il proprietario, e subito il cavallo, la testa in giù, e quasi si è addormentato. Poi, prima o poi, si è visto che in un attimo abbiamo lavorato un po' delle altre cose, e poi è diventato esplosivo. Ma da un secondo all'altro è andato con le gambe in su e ha calciato contro di me. E era veramente un attimo lì. E io però stavo sempre lì, rilassato come un albero qua con i miei radici per terra. Esatto, è bellissima anche questa immagine. È girato 3 volte al galoppo, io lì, si è girato con la testa contro di me, ok, no, tutto in ordine. Ah, bellissimo, sì. Mi piace sempre riprendere questo esempio che ci aveva fatto anche Alexandra un po' di tempo fa, di nostro sentirsi appunto qui e ora con i piedi ben piantati per terra, proprio come un albero con le sue radici. Vuoi spiegarci un attimo questo concetto? È il concetto del primo chakra che facciamo, che iniziamo a sentire il nostro corpo proprio qua per terra, con che siamo sicuri qua, no? E questo, proprio questo, il cavallo lo sente e non deve molto venire nel nostro spazio, non deve venire voi delimitate anche. Questo dà anche la fortezza per il cavallo, perché il cavallo così sa che quello che sta lì è più forte di me e io posso aver fiducia. Così lui ha fiducia in me e così stiamo anche insieme. È bellissimo davvero questo concetto. Petra, grazie, adesso conosciamo Maria. Ok. Eccoci Maria, questa bellissima ragazza di 14 anni che è una delle allieve di Petra. Tu perché hai deciso appunto di iniziare questo tipo di avventura con Petra? Di seguire la formazione Raido Nili Orsi, appunto di affidarti ad un'istruttrice che seguiva questo tipo di formazione. Sì, ho iniziato a montare quando avevo 9 anni e Petra mi ha insegnato queste cose che ha studiato, e per me era sempre normale e questa cosa mi ha aiutato tanto con una cavalla di Petra. Lei non era sempre motivata e abbiamo cercato modo per fare tante cose insieme. E alla fine andiamo con la neck rope nel bosco, senza sella, e sì, ci ha aiutato tanto. Quindi un nuovo modo questo, sì. Diverso magari rispetto ai tuoi amici e dei tuoi compagni che seguono altri tipi di insegnamenti. Sì. Tu noti queste differenze? Sì. Ecco, e tu consiglieresti questo tipo di approccio? Sì, perché un cavallo di Petra, un cavallo di dressage, noi partiamo anche alle competizioni di dressage e abbiamo capito che Amiro è sempre più rilassato come tanti altri cavalli, e per noi abbiamo trovato modo per montarlo giusto, in modo corretto. Ecco, tu ti senti rilassata quando sei su questi cavalli? Sì,
perché anche il cavallo si rilassa quando sono rilassato e lui sente questo sempre più. E tu partecipi quindi a fai dressage? Sì. Ecco, e tu hai, immagino, una grandissima passione per gli animali e ti sei avvicinata al mondo dei cavalli. Sì, certamente. Ecco, che cosa riesce a darti il cavallo? Il cavallo è sempre un amico quasi, e quando tu lo dà l'amicizia, il cavallo fa tante cose per te. Quindi insieme. Ti senti proprio bene, siete sì. Tutt'uno, come dicevamo prima. Sì. Benissimo, davvero grazie Petra. E vuoi raccontarci, prima di salutarci, le gare a cui partecipi? In che competizioni stai facendo? Sì, facciamo competizioni fino ai 100 adesso, e dopo vogliamo partecipare anche 200. Così, sì. Siete l'unico binomio che segue questo metodo oppure ce ne sono anche altri? Altre persone che quando fanno raido? O? Sì, quando vai nelle competizioni, quando fai le gare, siete gli unici che sì. Seguono questo metodo. Siete... E come vi, cosa vi chiedono? Come vi guardano? Ma penso che non è così... Non è evidente, sì. È proprio una cosa interiore di te, sì. E del cavallo. Si vede che il cavallo è più rilassato che tanti altri cavalli e... Sentono magari di più la gara gli altri. Sì, e per noi è solo un... divertimento, sì. Come dovrebbe essere. Benissimo, davvero allora grazie Maria. Passo, tirare l'aria, passo, e là. Siete dopo, Maria? Brava. Di nuovo una volta, al passo, guardare dove andiamo, fai un po' la flessione a sinistra. Perfetto. E dritto. Cambiamento di mano E, B. Durch Mittellinie. Cambiamento E, B. Genau. Cambiare sempre perfetto sul punto, Maria. Ok? Poi in C proviamo a trottare un attimo, guardiamo com'è il sentimento col tuo cavallo adesso, cavallo nuovo. Tiriamo un po' l'aria e proviamo. Perfetto, trotto leggero, sì, perfetto. Dritto sulla pista, guardare sempre con chiarezza dove andiamo. Perfetto, passo, super. Fa un po', perfetto, pista, guardiamo dove andiamo. E al B di nuovo al passo.
fish. Ok, e poi di nuovo andare al trotto. Iniziamo a dare al trotto adesso. Una pausa per il cavallo e anche per te, che di nuovo ci facciamo delle idee, cosa facciamo per la prossima. Allà di nuovo prendiamo le redini e proviamo di nuovo a fare un po' conto spalla indentro, facciamo di nuovo la spalla indentro, proviamo, non tirare troppo nella bocca, le redini le prendi un po' a sinistra, ok, la spalla, ecco, un altro passo. Perfetto, perfetto, stai qua, le redini un po' a sinistra, sì, perfetto, ci siamo. Allora ragazzi, siamo giunti a conclusione di questa puntata in cui abbiamo cercato ancora una volta di fare arrivare ai nostri amici a casa la bellezza, l'importanza di questo nuovo approccio per riuscire a diventare un tutt'uno con i nostri cavalli e allo stesso tempo recuperare noi stessi e diventare delle persone più consapevoli, delle persone più forti. Quindi Alexandra, cos'altro possiamo aggiungere per salutarci? Posso aggiungere che è sempre bello ricevervi, perché così possiamo divulgare il nostro messaggio di comunicare con dolcezza e chiarezza con i nostri cavalli e poi anche con i nostri simili. Benissimo, Petra, tu vuoi aggiungere altro? È sempre bello di venire qua e in questa bella zona qui. E speriamo ovviamente che anche questo messaggio, questa nuova visione di approccio con il cavallo possa raggiungere il numero maggiore di persone. Mm-hmm. Sì. Perché cambia la vita. Sì. Un saluto anche da parte tua, Maria.
Sì, è molto importante che la fiducia tra il cavallo e il cavaliere, e sì, è molto bello che alcune persone fanno questo. Benissimo, allora grazie davvero a tutte voi e grazie a voi per essere sempre così tanti, così numerosi a seguirci. Arrivederci. Amici di Cani Gatti e Compagnia, oggi ci troviamo a Rovato, siamo in provincia di Brescia, siamo in compagnia di un affezionato amico della nostra trasmissione, il comandante Aldo Taietti, istruttore cinofilo del Madonnina della Strada di Pontevico, sempre in provincia di Brescia. Oggi siamo in esterna e ci troviamo all'interno di uno dei punti più strategici e adesso capiremo perché. Infatti oggi seguiamo il comandante e il suo gruppo di cinofili, ovviamente non al completo, sono presenti solo 4-5 cinofili, e siamo qui perché in collaborazione con la polizia locale sta avvenendo uno dei servizi di cui tantissime volte abbiamo sentito parlare in trasmissione da parte del comandante, dei servizi di prevenzione e controllo per quanto riguarda la ricerca delle sostanze stupefacenti. Comandante, innanzitutto perché è stato scelto Rovato e perché a cosa assisteremo oggi? Allora, Rovato perché è strategico, qui arrivano i treni da Milano, arrivano treni da parte, qui vicino c'è un CERT, c'è un coso per, dove distribuiscono metadone e compagnia bella, e ne scendono parecchi, scendono anche persone abbastanza pericolose, quindi facciamo un controllo se tutti quelli che scendono se hanno sostanze stupefacenti o no. E, Rovato è anche un paese abbastanza ricco, e quindi questo controllo è basilare. Tra un po' faremo passare i parchi, non tutte le mattine, va bene, poi sono delle mattine in cui si trovano diverse persone. Il problema è che quando ci vedono, di solito stiamo giù, ma per una vostra forma di comodità oggi stiamo sopra. Quando stiamo giù riescono a scendere, ma se ci vedono dal treno non scendono più. Certo, e come avviene appunto un controllo normale? Allora, avviene che noi vediamo degli animali, abbiamo messo i nostri cinofili in alcune postazioni strategiche con la polizia locale, e noi puntiamo dalle persone che il cane, secondo il cane, potrebbe avere delle particolarità, e li blocchiamo e facciamo il controllo dei bagagli o controlli vari. Ecco, e ricordiamo che i cani che sono presenti oggi sono dei cani addestrati per la ricerca appunto di sostanze stupefacenti. Sì, questi sono cani per le sostanze stupefacenti. Questo tipo di servizio, volendo, è anche un servizio noioso, perché bisogna aspettare, è come pescare, devi solo aspettare. Poi a volte trovi, a volte non trovi, però insomma, la prevenzione però porta a volte dei bei frutti. Vogliamo ricordare come vengono addestrati, come le addestra questi cani per questo controllo? Allora, molti pensano che i cani siano drogati, no. Noi abbiamo delle bustine che hanno l'odore delle sostanze reali, ma non hanno principi attivi in nessun genere. Questa è cocaina, eroina, estasi, anfetamina e compagnia bella. Queste bustine le nascondiamo e abituiamo i cani ad andarle a cercare. Alla fine per loro è come un gioco, perché quando trovano facciamo tante feste, tanti complimenti. Dopo quanti mesi oppure quanti anni di addestramento, ovviamente base, un cane può diventare antidroga? Noi dopo 4-5 mesi può già fare qualcosina, però li abituiamo poco per volta con dei cani molto bravi, e solo guardando quelli bravi diventano ingordi del lavoro dell'altro, geloso, e vogliono farlo anche loro, imparano, perché sia bravo ci vogliono 3 anni. In questo tipo di controlli avviene un contatto tra il cane e la persona, in questo caso che viene controllata? Allora, difficilmente facciamo un contatto veramente, facciamo un usare la persona o il bagaglio, ma noi non veniamo mai a contatto. Gli operatori poi devono tenere su dei guanti per evitare malattie o compagnie simili. Non c'è contatto. Tanti fingono di avere delle grosse paure, fingono delle fobie incredibili, ma quelli che fingono di avere fobie è perché hanno qualcos'altro da nascondere. E in caso di inseguimento? Ci è già capitato qui di aver usato anche i cani per fermare delle persone, e in caso di inseguimento lo inseguiamo, lo blocchiamo o intervengono le forze di polizia, che ci pensano loro. Ecco, appunto è strettissima questa collaborazione con la forza di polizia, in questo caso la polizia locale di Rovato.
Sì, questa qui è strettissima, non l'abbiamo solo con loro ma con le altre forze di polizia di Stato, e ricordiamo che il nostro è l'unico nucleo che lo fa come volontariato, è l'unico nucleo in Italia che fa questo. Ed è importante che vengano messi in atto comunque questi servizi? Allora, importante, dovete anche calcolare che le polizie locali non hanno soldi per poter fare dei gruppi cinofili come i nostri, quindi noi facciamo degli accordi in cui li mettiamo a disposizione noi per loro. Adesso incontreremo anche il comandante Gabriele Michela, che abbiamo già conosciuto anche in trasmissione, comandante della polizia locale di Rovato, una persona che sicuramente è molto sensibile, ovviamente è molto in gamba per quanto riguarda il suo lavoro di agente di polizia, però sappiamo la sua sensibilità anche verso gli animali, verso i cani. Sì, allora lui è un ufficiale di polizia giudiziaria, è stato avvocato per tanti anni, ha una grandissima capacità e una grandissima intelligenza su questo argomento e noi ce ne serviamo spessissimo, anzi approfittiamo di lui tante volte, anche lui approfitta di noi, però approfittiamo di lui per la sua capacità. Comandante, oggi dopo le tante trasmissioni che abbiamo avuto in studio, in cui abbiamo parlato dell'attività dei cinofili anche in collaborazione con la polizia locale, siamo proprio sul campo, ci troviamo alla stazione di Rovato, siamo come sempre in provincia di Brescia, il comune in cui lei è comandante appunto della polizia locale. Questa mattina a cosa assisteremo? Abbiamo visto prima un briefing in cui lei spiegava agli cinofili quello più o meno, diciamo, la strategia di lavoro. Questo è un punto strategico per il contrasto in un certo senso alla criminalità di questo comune? Direi proprio di sì. Noi, i nostri servizi sono fortemente centrati anche sul controllo delle zone attigue alla stazione ferroviaria. Questo perché Rovato è un luogo di forte dinamicità dal punto di vista del passaggio di persone e del movimento delle persone. Moltissimi servizi vengono fatti qui in stazione, nel senso che almeno 5-6 volte al giorno una o due pattuglie, addirittura specialmente nelle ore mattine, specialmente negli orari in cui sono di passaggio i treni, di fermata i treni, due pattuglie controllano il perimetro intorno alla stazione. Questo perché normalmente ci troviamo di fronte a fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, a volte fenomeni di clandestini piuttosto che di ladri o di persone che vengono qui per commettere anche altri reati. Conseguentemente almeno 5-6 servizi giornalieri durante tutta la settimana vengono articolati all'interno delle stazioni. Oggi, come dire, è il secondo servizio che facciamo, il primo lo facciamo all'ingresso del turno, sostanzialmente intorno alle 7:30, un quarto alle 8, e poi si articolano per altre due volte durante la mattina e un altro paio di servizi durante il pomeriggio sera. Quindi adesso saranno in azione appunto anche i cani? Sì, ecco, noi spesso quando abbiamo notizie anche per come dire, fonti che ci, in qualche modo ci ragguagliano, chiediamo l'ausilio dei cinofili, perché laddove ci fosse la necessità di verificare ulteriormente persone che riteniamo fortemente indiziate di poter svolgere quel genere di attività, ecco che allora l'utilizzo di un cane può essere interessante anche per velocizzare le pratiche come dire, di controllo. No? Prima, durante il briefing, ha parlato anche di parchi. Sì, esatto, e anche questa è una delle attività che svolgiamo ricorrentemente durante tutto l'anno, perché nei parchi normalmente si svolge anche l'attività di spaccio, quindi il monitoraggio dei parchi non soltanto per ragioni di prevenzione, quindi anche di maggiore sicurezza dei fruitori del parco, ma anche perché sono luoghi che normalmente consentono lo scambio furtivo di determinate sostanze. Naturalmente, ecco, questo tipo di controllo svolge una duplice funzione: quella di rassicurare i fruitori, cioè le persone per bene che vogliono fruire del parco, e nello stesso tempo cercare di allontanare, se non addirittura di reprimere, tutte quelle che sono le attività illecite che si possono svolgere all'interno dei parchi stessi. Ovviamente non è il caso di oggi, però siete anche presenti all'interno degli istituti scolastici per dei controlli, in questo caso di sostanze stupefacenti. Diciamo che la nostra attività di prevenzione intanto si articola non soltanto sempre con l'aiuto dei cinofili in attività di educazione,
attenzione alla legalità, dove a volte anche l'ausilio dei cinofili con l'attività, diciamo anche ludiche, è stato molto importante. Ma con progetti mirati sostanzialmente controlliamo anche i piazzali esterni delle scuole, perché a volte anche quelli sono luoghi dove c'è lo scambio delle sostanze, e la cosa riveste particolare importanza proprio non soltanto per la giovane età dei ragazzi stessi, ma anche perché si vuole dare, come dire, un segno che nell'ottica di una prevenzione rispetto a queste attività sia di particolare monito per i ragazzi sostanzialmente. Abbiamo visto che quindi la collaborazione con i cinofili, in questo caso del comandante Taietti, è molto molto importante per prevenire e per garantire e reprimere, per garantire la sicurezza e per reprimere i reati all'interno del comune che lei comanda come capo della polizia locale. Una collaborazione che dura negli anni per quanto riguarda la sua esperienza. Beh, direi di sì, insomma, intanto la forte professionalità, diciamo, degli aderenti all'associazione cinofile di cui Taietti è comandante. Prima di tutto perché sono persone per bene che lo fanno per spirito di volontariato e soprattutto ci sono utilissime perché sono sempre disponibili. Noi qualche mese fa abbiamo proceduto all'arresto di una persona che commerciava in sostanze stupefacenti, e avendo la necessità di verificare che costui potesse detenere altre sostanze nascoste all'interno dell'autovettura, abbiamo chiamato il comandante, il quale nel giro di mezz'ora ha fatto pervenire due dei volontari che in qualche modo poi ci hanno aiutato a reperire altra sostanza stupefacente. Quindi non soltanto lo spirito di servizio, ma anche poi la forte capacità dei cani e dei loro addestratori per noi è utilissimo. Comandante, quindi sono molteplici le funzioni e i ruoli della polizia locale? Beh, direi di sì. Stamattina, diciamo, ora nell'attività che stiamo svolgendo, svolgiamo sia attività di prevenzione di reati, quindi attività di polizia giudiziaria. Nello stesso tempo potremmo anche svolgere attività di pubblica sicurezza, perché spesso nelle stazioni ci troviamo di fronte per esempio a clandestini piuttosto che a persone con problematiche legate a misure di sicurezza con riferimento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Quando andremo nei parchi faremo attività non soltanto di polizia giudiziaria ma anche attività di polizia amministrativa, perché per esempio l'abbandono dei rifiuti nei parchi piuttosto che nelle vie cittadine implica delle sanzioni di carattere amministrativo che sono sempre di competenza della polizia locale. Se riusciremo a fare dei controlli stamattina anche di polizia stradale, anche quella è un'attività che normalmente ci vede impegnati, dove quindi anche le competenze si allargano alla polizia stradale. Le competenze della polizia locale sono, diciamo, amplissime, cioè variano davvero da quelli che sono tutte le norme di carattere nazionale, di diritto penale, di diritto amministrativo, a quelle che sono poi le norme che sono normalmente espressione dei regolamenti dei comuni, quindi regolamenti comunali in materia di igiene, di ambiente, edilizio, commerciale, controlli commerciali negli esercizi pubblici. Quindi, diciamo, è una competenza molto variegata che richiede molta competenza, e da questo punto di vista posso dire, insomma, che le polizie locali lombarde probabilmente sono quelle che sono andate più avanti, diciamo, anche di una forte professionalizzazione, testimoniata anche dal fatto che poi veramente anche la nuova legge regionale ci porterà, come dire, alla costituzione di comandi unici che dovrebbero, nello spirito della legge, anche cercare di in qualche modo implementare quelle che sono le competenze e le capacità professionali degli operatori stessi. Quindi una competenza a 360 gradi che ci vede impegnati su più fronti. Questo richiede forte professionalità degli operatori e forte anche spirito di servizio, diciamo, in qualche modo nel prestarsi a ogni attività che possa essere di interesse pubblico. Allora, siamo giunti a conclusione di questa mattinata molto intensa qui a Rovato. Adesso è arrivato il momento di salutare anche, diciamo, i protagonisti a due quattro zampe di questa giornata. Qui abbiamo volontaria Anna con Ziva, volontaria Vanessa con Rio, volontaria Laura con Brenda, Giordano Basci col cane Zeus. Benissimo, allora, comandante, io chiedo anche a lei, comandante Michela, di raggiungerci. Cosa dire? Grazie per averci mostrato come siete in servizio, quindi grazie a lei che è il padrone di casa. Grazie a voi e grazie soprattutto ai volontari del comandante Taietti per la consueta e generosa collaborazione. E grazie ovviamente al comandante Taietti per averci permesso di essere presenti a questa importante operazione di servizio. Grazie a voi e a TV Color, grazie di cuore.